Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video. Ragazzi, eravamo rimasti qui sempre in Silver 3 e voglio continuare questa scalata sperando di fare qualcosa in più. Vorrei riuscire a registrare almeno 3 partite, quindi spero che non durino, cioè che non ci sia qualche partita che dura tantissimo, se no vedrò di fare qualche taglio in più perché vorrei salire un po' più rapidamente, perché veramente non ci sto giocando nelle rank. Allora, credo che dobbiamo vincere almeno o una o due partite di seguito per salire di rango. Quindi speriamo e vediamo un attimo. Allora, gioco in questo caso il mio bel evocatore drago blu e termino. Allora, se il mostro non mi viene distrutto andiamo veramente bene perché posso evocare la maga nera. Se mi viene distrutto mi sercio il mago nero e me lo evoco specialmente grazie a pupazzo da tributo. Lui ha giocato una carta proprio stupida. Allora, perché? Ok, capisco che se io evoco un mostro lei si pompa, ma perché? Io non evoco niente e te la distruggo. E tu, e a te dico, che cosa ti è servito fare così? Quindi io potrei anche settare un mostro. E tu non potrai fare più nulla. Quindi io me lo setto sinceramente. Fatemi vedere un attimo. Esatto. E poi attacco perché l'evocazione non la voglio perdere. E comunque con le carte che ho in mano, seppure mi dovesse distruggere entrambi i mostri, io mi sercio bambola mortale e posso sempre comunque evocarmi il mio bellissimo mago nero. Quindi io non ho assolutamente problemi. Secondo me avevi fatto e hai fatto una mossa un po' sbagliata. In questo caso io non credo di evocare né maga nera né mago nero. Perché, mi vi state chiedendo? Perché se tutto va bene posso fare molti danni. Esatto. Infatti mi gioco bambola mortale in posizione di attacco, sposto mago elementare in posizione di attacco e attacco. Se non ha niente di buono coperto. Ah, porca puttana. Ok, quindi il mago elementare non può attaccare ancora, però qui posso fare un po' di danni. Va bene così, va bene lo stesso, rimarrà a 500 life points e a noi sta bene lo stesso. Abbiamo subito giusto 900 punti di danno e questa carta è davvero buona, diciamo così. Io la volevo giocare in un deck barn, che però non credo di poter fare perché questa qui la devo acquistare dal commerciante che ci metto una vita per farlo. Ok, questo qui che cosa hai fatto? Non so che abilità ha usato. Scarta due carte, si leva 400 life points e pesca tre carte. Oh santo Dio, questa abilità non la conoscevo, non sapevo dell'esistenza di questa abilità, ma è una figata. Ok, lui adesso che farà? Scarterà anche tutte e tre le carte, quindi meno 900 mi farà. Probabilmente sì. Oh mio Dio. No, su questo mi ha spiazzato davvero in una maniera assurda. Non potete immaginare quanto mi ha spiazzato questa cosa. Ok, prendiamo bambola mortale perché non si può mai sapere. Ok, se io evoco la mia maga nera, dovrei vincere la partita. Esatto, esatto. Allora, lui al prossimo turno potrebbe utilizzare ancora di più l'effetto di questa carta e sarebbe tutto un grande casino. Mentre se io evoco la maga nera e faccio così, la mia maga nera meno 900 sarebbe un 1300. Esatto, quindi 1300. E dovrei aver vinto. Meno male. Cavolo ragazzi, è stata dura alla fine. È stata proprio, ho detto oddio, e adesso mi sono fregato, cioè sono cavoli. Invece è andata abbastanza bene. Allora io non credo che con questa vittoria ci fa salire di rango. Oh, e invece sì ragazzi, argento 4.
Bene, 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 siamo argento 4. Ok, sono davvero contento di questo, quindi secondo duello. Vediamo un attimo se riusciamo. Il primo duello non è durato tanto, quindi se riesco a farli durare tutti così, ne farò altri due. Quindi passiamo al secondo duello e speriamo che ci vada bene, speriamo davvero. Mano iniziale abbastanza buona, non mi posso lamentare e sono contento perché posso fare lo special, posso bloccare un attacco del mio avversario, posso fare molte molte cose. L'unica cosa, giocando la carta terreno montagna, credo che lui giochi i draghi. Spero che non abbia, come nello scorso video, i draghi e poi la carta per distruggerci le carte trappola e magia, perché se così fosse siamo messi un pochino male, perché ci leverebbe un po' di carte importanti. Allora, io potrei fare un azzardo e potrei vincere in questo turno, quindi giocando mago elementale e searchando, cioè facendo evocarmi specialmente un mago, sì, di tipo vento, di attributo vento, perché se faccio il calcolo qui sono 3500 evocando la maga nera, quindi io voglio un attimo vedere. Allora, prima mi fa evocare, poi mi fa scoprire giustamente il mostro, e mi sembra giusto. Però io questa volta, cioè, non so ragazzi se mi conviene o no rischiare. Non voglio rischiare per il semplice fatto che sono in rank, ma se no avrei rischiato senza ombra di dubbio, mettendo caso che lì sotto c'è una carta al di sopra. Ok, invece no, avrei fatto fatto benissimo a fare così, perché comunque ho sbagliato dall'inizio, perché avrei dovuto attaccare con mago elementale come prima carta. Quindi va bene, va bene, va bene. L'abbiamo lasciato a 100 life points e davvero la partita già è chiusa, perché con la carta coperta che abbiamo contro l'avversario, anche se lui ci gioca un 4000, io tributo un mio mostro, me lo prendo e chi si è visto si è visto. Infatti il nostro avversario si è arreso ed è stato un game rapidissimo. Sono davvero contento. Terza vittoria di seguito. Non so se ci farà salire di rango, ma lo spero davvero tanto. Fatemi vedere un attimo. No, non ci fa salire, quindi dobbiamo assolutamente vincere un'altra partita. Quindi a quanto ho capito, ogni due vittorie ci fa salire di rango, e credo che ogni due sconfitte ci fa scendere. Io credo che sia così, quindi è un po' come se fosse la meglio delle quattro. Quindi dobbiamo fare almeno 2 su 4, o diciamo la meglio delle 3, perché esatto, la meglio delle 3, perché se ne vinciamo 2 va bene, se ne perdiamo 2 scendiamo. Quindi non è male come modo di fare, lo possiamo dire. Quindi se vinciamo questa siamo saliti automaticamente in Silver 5, e non è roba da poco. Quindi vediamo un po'. Mano iniziale un po' legnosa, e dico un po' legnosa perché purtroppo ho solo, ok, invece così già va molto molto meglio. Allora giochiamo questa, dicevo legnosa perché ho solo mostri. 1700, giochiamoci questo. Attacchiamo, perché sempre con la solita storia che lui potrebbe evocarsi un mostro molto forte, visto che fa, che quello vale come due tributi, e in più noi almeno abbiamo una carta in più in mano grazie all'effetto del nostro mostro. Quindi così facendo a noi siamo andati molto meglio. Infatti lui ha tre carte e noi ne abbiamo 4. Poi dopo pescheremo noi, e quindi siamo messi bene. Sul campo siamo messi nella stessa identica situazione. Lui solo che ci gioca un 1700, che a questo punto io aspetterò per vedere che cosa fa. Credo che ci attaccherà, esatto, e glielo sposto in difesa, perché io 1700 punti non li voglio prendere. Quindi a dire la verità potevo anche prenderli, diciamo così, perché la carta coperta contro l'avversario poteva essermi più utile in altre situazioni, questo lo devo ammettere. Però va bene lo stesso. Voglio giocare bambola mortale, perché a quanto ho visto lui ha tutti mostri acqua che appunto sono di 1700, quindi mettendo un 1800
dovrei andare bene. Lui aveva un'ottima carta coperta e quindi va bene così. Spero che non abbia altri mostri in mano e che non ne peschi, perché se così fosse siamo a cavallo. Perfetto, davvero ottimo, tutto come volevo. Mi è uscita anche a me Mikizure, un'ottimissima carta che io devo assolutamente averne un'altra, e posso attaccare diretto con 1700. Bene, siamo in vantaggio noi. Ok, abbiamo anche Stregone del Tempo per un'eventualità che siamo messi male e quindi possiamo ribaltare la situazione. Adesso lui non ha giocato niente, quindi credo che abbia perso, perché se non ha giocato niente prima credo che non la giocherà neanche adesso. Vediamo un attimo, sì, io non credo che lui abbia qualcosa e quindi abbiamo vinto anche la terza partita. E la cosa bella è che sono riuscito a vincerle tutte e tre molto rapidamente. Ok, possiamo dire che il deck sta iniziando a girare come si deve. Due vittorie, se la mia logica è giusta, siamo Silver 5. Vediamo un attimo. Vediamo. Sì, perfetto ragazzi, rango 5. Rango Silver 5. E per quanto ne so io, dopo il 5 c'è il Gold. Quindi guardate qui, 2 e 2, 4 vittorie di seguito. E ci è andata molto molto bene. Erano anche questo qui era anche argento 5, poi argento 3, argento 3, argento 3. Quindi va bene. Nel prossimo episodio cercheremo di arrivare gold, poi platino e poi fino alla cima. Quindi ragazzi, come al solito vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi, commentate, condividete questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, noi ci vediamo con il prossimo. Bella raga.